crescono uomini, diventano mostri. Il loro desiderio distruggere la Chiesa. Il loro destino, diventarne inconsapevoli costruttori. Loro sono i persecutori. Ciao, benvenuto a questa penultima puntata della miniserie dedicata ai persecutori. Oggi ti parlerò dell'intellettuale della persecuzione, il barbapapà degli estremisti, l'hipster grigio col girello, o se mi preferisci serio, oggi ti parlerò dell'incarnazione del volere di Allah. Ho un'anima povera, un corpo incompleto e il poco di dignità che mi avete dato lo sacrificherò tutto per la rivoluzione e per l'Islam. Questa è una delle sue affermazioni più famose. Belle parole davvero, vecchio mio, ma quante cose nascondi sotto i baffi alla Crowder? A partire da questa mansuetudine fake, dietro alla quale si cela uno spietato e machiavellico genio della persecuzione. Lo ricordo come un uomo tranquillo che amava la poesia. È strano però, nei miei ricordi è irrilevante, una persona ordinaria. Lo descrive così suo nipote in un'intervista alla BBC, vivendo all'estero ovviamente, perché a dirle in patria queste cose non avrebbe osato. E niente di più sbagliato, a dirla tutta. Amerà pure la poesia e si dice anche il giardinaggio, ma non lasciarti ingannare, non è certo un tipo innocuo. Da quando è giunto al potere, lavora per rendere il proprio paese una potenza nucleare e lo sta trascinando verso un'inquietante radicalizzazione. Non propriamente irrilevante, lo metto. Stiamo parlando di un uomo la cui parola nel suo paese conta come quella di Dio. Chi è il nostro persecutore di oggi? L'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema della Repubblica Islamica dell'Iran. Khamenei ha 82 anni, si presenta mite, vestito modestamente e sempre con un libro in mano. Infatti è un grande lettore. Sostiene che I Miserabili di Victor Hugo sia il più grande romanzo mai scritto e il suo feed Instagram lo mostra sorridente mentre legge una traduzione in persiano di Fuoco e Furia, romanzo che descrive in modo poco lusinghiero il comportamento di Trump durante il primo anno di presidenza. E anche se non si sa se abbia letto Il Principe di Machiavelli, è un genio nel manipolare quello che gli iraniani chiamano il sistema. L'impresa più astuta di questa eminenza grigia? Assicurarsi di avere potere senza responsabilità, mentre i presidenti eletti in Iran hanno responsabilità senza potere. Furbo. Ali Khamenei è Ayatollah, un capo religioso dotto in scienze teologiche e giuridiche ed attuale guida suprema della Repubblica Islamica dell'Iran. Khamenei nasce a Mashhad, città sacra per l'Iran, nel 1939 e all'età di 5 anni viene avviato all'educazione religiosa islamica. Fin da giovane prende parte a movimenti rivoluzionari in opposizione alla Shia Reza Pahlavi, che al tempo governava il paese, e viene incarcerato per questo motivo. Nel 1979, con la rivoluzione iraniana che porta alla caduta dello Shia, l'Ayatollah Khomeini fonda la Repubblica Islamica dell'Iran. Khamenei è nella cerchia ristretta di rivoluzionari consiglieri del nuovo leader e si vede affidato il prestigioso ruolo di guida delle preghiere del venerdì di Teheran. Nel 1981 diventa presidente della Repubblica Islamica dell'Iran e nello stesso anno sopravvive ad un attentato che gli paralizza il braccio destro. Khamenei mantiene il ruolo di presidente per 8 anni, fino a diventare guida suprema del paese alla morte di Khomeini nel 1989.
Da questo momento, in quanto guardiano islamico dello Stato, diventa l'uomo più potente dell'Iran. Nessuna decisione politica nel paese è legittimata senza il suo consenso. Khamenei aspira ad uno Stato il più possibile aderente all'Islam sciita, unica religione ufficiale del paese. Sotto la guida di Khamenei, i cristiani, specialmente quelli di origine musulmana, continuano ad essere soggetti a persecuzione estrema. Nell'indice di libertà globale di Freedom House, che tiene conto di libertà civili e diritti politici, l'Iran ha ottenuto solo 16 punti su un massimo di 100. Ali Khamenei non fa il figo, per capirci. È avvolto sempre da quest'aurea austera, semplice, quasi povera. La modesta residenza ufficiale di Khamenei nel centro della classe operaia di Teheran è nascosta al pubblico e i suoi vestiti di solito consistono in abiti scialbi e pantofole economiche. Chi si reca a casa sua per una visita racconta dell'arredamento basico e del menù semplice della cena: pane, formaggio, uova. Le sue due figlie e i quattro figli sono tutti diventati membri del clero. E contrariamente alle first lady arabe, i cui modi spendaccioni hanno alimentato spesso la rabbia popolare, la signora Khamenei non è mai stata vista nelle fotografie. Eppure, come ci spiega Forbes, da quando ha preso il potere nel 1989, Khamenei ha lavorato per affermare l'Iran come potenza nucleare e ha fomentato una feroce antipatia verso gli Stati Uniti, persino ringraziando Trump pubblicamente per aver fatto, leggo testualmente, il lavoro che avevamo cercato di fare negli ultimi decenni, cioè mostrare il vero volto degli Stati Uniti d'America. Allahu Akbar, Dio è il più grande, Khamenei è il nostro leader, morte all'America, morte all'America. Gridano i militari riuniti davanti a Khamenei in una speciale ricorrenza dove lui spiegherà bene, facendo nomi e cognomi, chi vuole morti tra gli americani. Mentre registro questa puntata, abbiamo da qualche giorno vissuto la giornata della memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. Beh, il nostro Gandalf il Furbo ha pubblicamente messo in dubbio l'Olocausto. Nel 2014, nel suo feed di Twitter, ha postato, testualmente, «L'Olocausto è un evento la cui realtà è incerta. E se è successo, è incerto come sia successo». Elegante. Khamenei ha due facce. Mite guru religioso da una parte e astuto e spietato capo politico dall'altra, vera guida dell'Iran da oltre 30 anni. L'Iran infatti non è né una democrazia né un'autocrazia con un sovrano, è una teocrazia. Solo l'Ayatollah può esprimere l'ultima parola. Con buona pace di coloro che vogliono sempre dire la loro per primi, epoca che sembra premiarli in effetti, ma in realtà, la storia insegna e Khamenei lo sa bene, è chi ha l'ultima parola che conta. Secondo il pensiero sciita, la parola dell'Ayatollah infatti sarebbe quella di Dio, in quanto lui, come dicevo nell'intro, è l'incarnazione politica del volere di Allah. Per questo l'Iran è a tutti gli effetti una teocrazia, un governo in cui religione e politica coincidono e il cui cervello è il nostro persecutore di oggi. A difesa del sistema politico ci sono i guardiani della rivoluzione, i Pasdaran, o guardiani appunto. Circa 120.000 soldati indottrinati per bene, il cui compito è proteggere i dettami della rivoluzione islamica. L'Iran è il paese per eccellenza dell'Islam sciita e si erge come il centro della resistenza islamica sciita contro l'Occidente, contro chi non si allinea all'Islam sciita e quindi contro i cristiani e una serie di altre minoranze religiose, ma anche, e non ultimo, contro i fratelli musulmani sunniti.
Apro una parentesi. Ci viene chiesto spesso se il cristianesimo sia la religione più perseguitata al mondo. È una domanda scivolosa a cui rispondere, poiché non amiamo fare questi paragoni. Certo è che, seguendo il filo logico di questa domanda, insieme al cristianesimo, ai primi posti delle religioni più perseguitate al mondo si staglia sicuramente l'Islam. Proprio così, l'Islam. La domanda seguente, più intelligente, dovrebbe essere: chi perseguita chi? Beh, per l'Islam è facile. È l'Islam stesso il suo persecutore. Chiedetelo al nostro amico di oggi e ai suoi fratelli nemici sauditi. Secondo Amnesty International, la pena di morte è stata usata come arma di repressione politica in questo paese. Sono state effettuate esecuzioni, una in pubblico e altre in segreto, e tra le persone messe a morte c'erano condannati di età inferiore ai 18 anni al momento del reato. Il codice penale iraniano ha continuato a prevedere punizioni corporali equivalenti alla tortura, tra cui fustigazione, accecamento, amputazione, lapidazione e crocifissione. Sì, hai capito bene, crocifissione. L'età legale del matrimonio per le ragazze è rimasta a 13 anni, quindi padri e nonni potevano e possono ottenere il permesso dai tribunali affinché le figlie si sposino anche prima. Secondo dati ufficiali, ogni anno si sposano circa 30.000 ragazzine di età inferiore ai 14 anni. Sotto la guida calibrata e astuta di Khamenei, l'Iran perde molto del suo fascino dell'antica Persia, offuscato da un'agenda politica e religiosa oscura e oscurantista. Ma nemmeno per un attimo fatti convincere che tutto vada alla grande per il sistema guidato da Khamenei. L'Iran si è fatto conoscere negli ultimi anni per le rivolte soprattutto giovanili, interne, i canti sui tetti, i martiri per le strade e le dure repressioni del regime. Alle 11 antimeridiane dello scorso 26 ottobre 2021, migliaia di distributori di benzina in Iran hanno smesso di funzionare. Contemporaneamente, su una serie di cartelli elettronici nelle strade del paese, al posto dei soliti annunci con le indicazioni del traffico, è apparsa la scritta «Khamenei, dov'è la mia benzina?» con tanto di numero di telefono dell'ufficio dell'Ayatollah. In un'altra occasione, a essere mandato in tilt, con messaggi del tutto simili, è stato il servizio ferroviario iraniano. C'è chi parla di attacchi contro il regime da parte di un gruppo di hacker, chi pensa che l'attacco sia invece legato al conflitto cibernetico tra Iran e Israele. Ciao amico, noi siamo la Ex-Society. È un gruppo di persone potenti che nessuno conosce. L'1% più ricco dell'1% più ricco del mondo che gioca a fare Dio. Ma credo che mi stiano seguendo. Tra guerre cibernetiche e minaccia nucleare, inutile dire che ci sia poco da stare tranquilli se il governo iraniano continua ad estremizzarsi. Dopo aver represso l'opposizione, la destra islamica sostenuta da Khamenei ha infatti vinto sia le elezioni parlamentari del 2020 che quelle presidenziali del 2021. A proposito di quest'ultime, il nuovo presidente della Repubblica Islamica, l'ultraconservatore Ibrahim Raisi, è stato in precedenza il capo della magistratura iraniana ed è conosciuto per il suo ruolo nell'esecuzione di migliaia di dissidenti iraniani. È un delfino di Khamenei, o forse dalle nostre parti diremmo una trota di Khamenei, per chi ha un po' di memoria politica sa a cosa mi riferisco. E pensare che alla morte di Khomeini e alla designazione del suo successore molti consideravano Ali Khamenei non abbastanza preparato o non abbastanza carismatico per il ruolo di guida suprema. Uno stigma che lo accompagna sin da quando è bambino, quando venne iniziato all'educazione religiosa islamica mentre in Iran regnava lo Shah. Lo Shah era un monarca laico che non vedeva di buon occhio la gente troppo religiosa. Come la famiglia di Khamenei, per esempio,
E così si racconta, il piccolo Khamenei era costretto ad andarsene in giro con la goffa uniforme clericale ed era preso in giro dagli altri bambini. E se lo guardiamo ora, diciamo grandicello che è al potere, notiamo come tratti brutalmente chi gli si oppone. Ed è un po' come se lui, il perseguitato da giovane, si sia trasformato in persecutore. Che è esattamente la logica opposta a quella di Dio, che tende a trasformare un persecutore in un perseguitato. E questo ci ricorda che mentre l'uomo scrive la sua storia, fatta di violenza e intolleranza, Dio scrive la sua di storia, fatta di sacrificio e perdono. L'Iran occupa oggi la nona posizione della nostra World Watch List, la mappa della persecuzione, con un grado di discriminazione e persecuzione estremo. Il governo iraniano vede la crescita della Chiesa come un tentativo dei paesi occidentali di minacciare l'Islam e il regime islamico dell'Iran stesso. I convertiti ex musulmani sono esposti a un maggiore rischio di persecuzione, specialmente da parte del governo, ma anche da parte della società e dei loro stessi familiari. Le comunità storiche dei cristiani armeni o assiri sono riconosciute e in qualche modo protette dallo Stato, ma i loro membri vengono trattati come cittadini di seconda classe e non viene loro permesso di prendere contatti con cristiani ex musulmani. I gruppi in casa, composti da ex musulmani, quindi, subiscono frequenti irruzioni, nel corso delle quali sia i responsabili sia i membri vengono arrestati, quindi processati e condannati a lunghe detenzioni per crimini contro la sicurezza nazionale. Cioè, pregare è un crimine contro la sicurezza nazionale. Sentite la testimonianza esclusiva di Sagar, una donna ex musulmana, colta in flagrante durante una riunione di preghiera da un'irruzione della polizia religiosa. Voglio condividere con voi uno dei miei ricordi più amari. Quando gli agenti della polizia segreta hanno fatto irruzione in casa mia, hanno usato un piede di porco. Hanno separato le donne dagli uomini e hanno obbligato le donne a indossare il velo islamico. Ricordo di aver chiesto di andare in bagno. Stavo tremando di paura, ma ricordai tutto quello che andava fatto in caso di persecuzione. Mi sono imposta di controllare le mie emozioni. Ho preso il telefono e mi sono scattata una foto. Ho fatto sapere al mio pastore che volevano arrestarci e ho chiesto di pregare per noi. Poi ho cancellato tutte le applicazioni dal telefono. Avevo con me una piccola scheda di memoria. Era della scuola di teologia e conteneva tutte le lezioni. Lì nel bagno l'ho distrutta e gettata nel water. Sagar è stata interrogata per ore dalla polizia, ma è riuscita a evitare l'arresto e lasciare il paese. Sagar è stata interrogata per ore dalla polizia, ma è riuscita a evitare l'arresto e a scappare poi dal paese, lasciando alle spalle la sua vita, i suoi affetti, tutto per sopravvivere, perché sarebbero tornati. La sua è una delle tante storie di irruzioni, arresti, ma una delle poche finite bene. Purtroppo ci sono decine di cristiani in carcere e molti altri ai domiciliari semplicemente per aver tenuto incontri di preghiera o per essere sospettati di avere materiale cristiano o simili. Eppure il movimento delle chiese in casa cresce grazie alle ondate di conversioni di giovani e meno giovani di tutte le estrazioni sociali. Anche le famiglie più ricche e influenti sono colpite da questo fenomeno. In una popolazione di oltre 84 milioni di abitanti, si stima che i cristiani siano oltre 800.000, grazie al risveglio che sta percorrendo il paese negli ultimi anni. Una chiesa clandestina si alimenta del messaggio di Gesù nelle case, nelle taverne, nei taxi, nei luoghi più improbabili e lontani dall'occhio scrutatore del regime. Le autorità fanno irruzioni nelle case, considerando nemici chi semina il Vangelo, un messaggio di pace, amore e perdono. Taher e la sua famiglia
ex musulmani che hanno incontrato il Salvatore Gesù ne sono un esempio. Erano riuniti in casa, in preghiera, quando la polizia li ha arrestati. Lui ha affrontato un processo con una scelta molto difficile da fare. Mi hanno messo in una stanza di 1 metro per 2. Mi hanno messo nel reparto insieme ad assassini e a criminali pericolosi. Mi hanno detto: vuoi che anche tua moglie e i tuoi figli finiscano qui dentro? Ho iniziato a scrivere dei versetti biblici sul muro. Sapevo che altri sarebbero passati dopo di me. Ricordo quando mi hanno portato in tribunale, il giudice mi ha detto: visto che eri musulmano e sei diventato cristiano, la tua colpa è di apostasia e la condanna per apostasia è la pena di morte. Ho chiesto il permesso di uscire dalla sala per 5 minuti. Sono uscito a parlare con mia moglie. Sei disposta a proseguire il cammino? Le ho chiesto. Anche se sarà dura, sei disposta a rimanere con me? La moglie ha risposto: fino alla fine non rinnegheremo. Fino alla fine non rinnegheremo Gesù. Questa è la risposta di questi e di molti altri frangibili servi di Dio. E questo è ciò che Ali Khamenei sta alimentando al centro e nel cuore del suo stesso paese. Ed è con questo, anzi con Dio stesso, che presto o tardi dovrà fare i conti. Perché nascono uomini, diventano mostri. Il loro desiderio? Distruggere la Chiesa. Il loro destino? Diventarne inconsapevoli costruttori.